Altro grazie perché siamo vivi, perché il Signore lo ha permesso, perché c'è un proposito con noi. E ringraziamo questa giornata perché tu e io ne abbiamo alzato e dico: Signore, grazie, già questa è una benedizione per testimoniare e dire veramente tu sei il mio re. Perché il fratello ha detto che succede in cosa per il bene della tua propria vita, che lo cerchino di più perché Cristo sta tornando. Ma dice il Signore, il che rimane sino alla fine, questo sarà salvato. Retiene lo che hai nelle tue mani. In chi ha creduto? In Cristo Gesù. Non c'è un altro. Abbiamo cantato che tu e io abbiamo depositato la nostra anima in un solo Salvatore. E grazie. Salutate uno all'altro, dile benvenuti alla casa del Signore. Grazie. Oggi è una giornata molto speciale perché abbiamo una visita missionaria, perché dice il Signore, ognuno è ambasciatore di Cristo. E beati i piedi che portano la parola di salvezza. Abbiamo qui con noi della Repubblica di Colombia nostro pastore Gustavo. Vieni, pastore. E damo grazie a Dio. Basta con la presentazione e lui dirà tutto lo che lo Spirito Santo di Dio parlerà nella nostra vita. Qui abbiamo la nostra sorella Tatiana che fa la traduzione e così capiranno in italiano e in spagnolo. Pastore, il pulpito è vostro. Buongiorno. Buongiorno, buenos días. Muy buenos días para todos. Buongiorno a tutti quanti. Quiero presentarles a mi esposa, a mi hijo. Voglio presentarvi mia moglie, mio figlio. Hemos cruzado el océano para estar aquí en Italia. Abbiamo attraversato l'oceano per essere qui in Italia. Y creo que hay un propósito en este viaje. E credo ci sia un proposito in questo viaggio. Ok, la pastora Marcela y mi hijo Gianmarco, que quiero presentarles. Pastora Marcela, mio figlio Gianmarco. Hacia acá, mi amor, donde te puedan ver. Muy bien. Con mi esposa llevamos 23 años juntos. Con mia moglie stiamo da 23 anni insieme. 18 años casados. 18 anni sposati. 5 de novios. 5 da fidanzati. Y nuestro hijo tiene 7 años. E nostro figlio ha 7 anni. Hace, vamos para 10 años sirviéndole a Dios. Sono 10 anni che serviamo Dio. Como pastores en Santiago de Cali. Come pastori lì a Cali, a Santiago. En el país de Colombia, aquí hay venezolanos, ecuatorianos, peruanos, somos vecinos allá en Latinoamérica. Siamo tutti vicini, qua ci sono venezolani, boliviani, ecuadoregni, ma noi siamo a Colombia. Ok, entonces vamos a saludar. Saluteremo. Hola. Ciao. Hola. Buenos días. Para nosotros es un gusto, un honor poder compartir con todos ustedes. Buongiorno, per noi è un piacere, una grande gioia condividere con tutti voi. Y saber, como les decía a las mujeres ayer, que en cualquier lugar del mundo. E sapere, come dicevo ieri alle donne che erano presenti all'incontro, in qualunque posto del mondo. Hay hermanos que aman la presencia del Señor y desean crecer cada día más en Él. Trovare fratelli che amano la presenza di Dio e vogliono cercare sempre più di Lui. Así que bienvenidos en esta mañana. Quindi benvenuti in casa del Signore stamattina. Muy bien, muchas gracias. Grazie mille. Grazie. Le invito a que se ponga en pie, vamos a orar por la palabra, ¿qué le parece? Vi invito a mettervi in piedi, preghiamo per la parola del Signore, cosa ve ne pare? Todavía nos estamos acoplando. Ancora stiamo cercando di incastrare. Porque nos da sueño cuando no nos tiene que dar sueño. Di incastrare gli orari perché abbiamo sonno. Me da hambre cuando no me tiene que dar hambre. Ho fame quando non dovrei. Y cuando tengo que estar dormido a veces estoy despierto. E quando dovrei dormire a volte sto sveglio. Pero todo esto vale la pena. Ma tutto questo ne vale la pena. Le invito a que cierre sus ojos un momento allí. Vi invito a chiudere i vostri occhi lì dove siete. Y yo quiero cuando usted tenga sus ojos cerrados allí por un momento pedirle que usted se sienta bendecido. E io voglio chiedervi, mentre avete i vostri occhi chiusi, di provare, di sentirvi benedetti.
Siéntase una persona afortunada. Si sienta una persona davvero benedetta. Sienta que Dios te ama. Senti l'amore di Dio. Siente que Dios está puesto sus ojos en ti. Senti come Dio ha messo i suoi occhi sopra di te. Y ahora que estaban los muchachos aquí de la lode, de la alabanza. E mentre i ragazzi qui erano davanti nella lode. Recordé un juego que yo tenía con mi hijo. Ho ricordato un gioco che io facevo con mio figlio. Que era a las escondidas. Che era al nascondino. El juego consistía que yo me escondía de mi hijo. Il gioco era che io mi nascondevo da mio figlio. Y desde un lugar seguro lo observaba. E da un posto sicuro io lo guardavo. Él me buscaba. Lui mi cercava. Yo sabía dónde estaba mi hijo. Io sapevo dove era mio figlio. Y lo más interesante del juego. E la cosa più curiosa del gioco. Era cuando de repente yo salía al encuentro de mi hijo. Era quando ad un certo punto io uscivo e correvo verso mio figlio. Él se emocionaba muchísimo al verme. Lui provava tanta emozione, allegria nel vedermi. ¿Sabe una cosa? Sai cosa? Esta congregación. Questa chiesa. Ha estado buscando a Dios. Stava cercando Dio. Ha estado en esa búsqueda. È alla ricerca. Diciéndole Dios, ¿dónde estás? Di Dio, chiedendo Dio, ¿dove stai? Dios, aquí estoy yo. Dio, sono qui. Sabes, Dios ha estado mirando. Dio ha guardato questo. Dios ha estado con su mirada puesta en tu vida. Dio ha messo gli occhi su di te. Y aún en los momentos donde hemos sentido que Dios está lejos. E anche in quei momenti in cui ci siamo sentiti lontani da Dio. Él ha estado muy cerca. Lui ci è stati vicini. Y quiero decirte a ti como iglesia. E voglio dire a te come chiesa. A ti Chichimim en Milano. A te Chichimì di Milano. Que el Señor en esa búsqueda saldrá de repente. Che il Signore mentre tu lo sei alla sua ricerca, lui verrà fuori. El Dios poderoso se manifestará tu vida. Lui verrà all'incontro e si manifesterà. Dios se mostrará a ti de una manera tan real. Dio si mostrerà a te in un modo così reale. Tan poderosa. Così potente. Tan contundente. Così concreto. Que hasta ahora jamás has visto algo semejante. Che fino ad oggi non l'hai mai visto così. Mientras ustedes adoraban a Dios. Mentre voi adoravate Dio. En una preciosa adoración. In una preziosa lode. Yo estaba pensando qué sentirá Dios. Io pensavo cosa sentirà Dio. Viendo los hermanos en Italia. Vedendo i fratelli in Italia. Adorando. Adorando. Glorificando. Glorificando. Y buscando a pesar de sus circunstancias. E cercando Dio nonostante le sue circostanze. Así que con la autoridad que Dios nos ha dado. Così che con l'autorità che Dio ci ha concesso. Queremos declarar sobre esta familia cristiana. Vogliamo dichiarare su questa famiglia cristiana. Un nuevo tiempo. Un nuovo tempo. Un tiempo de avance. Un tempo in cui si va avanti. Un tiempo de prosperidad. Un tempo di prosperità. Un tiempo de crecimiento espiritual. Un tempo di crescita spirituale. Como resultado. Come risultato. De años de búsqueda de la presencia del Señor. Di anni di ricerca del volto di Dio. Cada oración. Ogni preghiera. Cada tiempo a solas con él. Ogni tempo che hai dedicato darà a lui. Darà frutto in tua vita. Darà frutto nella tua vita. En tu familia. Nella tua famiglia. Y en esta casa. E in questa casa. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Y te pido Padre Santo. E ti chiedo Padre Santo. Respalde su palabra. Signore, sostieni la tua parola. Y te glorifiques. E glorificati. En Cristo Jesús. In Cristo Gesù. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Accomodatevi pure. Ok. Lo bueno del calor. La cosa bella del caldo. Nos ayuda a adelgazar. Ci fa dimagrire. Vamos a hablar de la honra que provoca honra. Parleremo dell'onore che produce onore. La palabra honra, para aquellos que están tomando nota, quiero darle el significado de honrar. La parola onorare, per quelli che prendono appunti, voglio darvi il significato. Significa respeto. Significa rispetto. Admiración. Ammirazione. Estima. Stima. Enaltecer. Elogiare. Premiar. Premiare. Venerar. Venerare. Reverenciar. Dare riverenza. Distinguir. Distinguere. Sentirse orgoglioso de algo. Sentirsi orgogliosi di qualcosa. Riqueza. Ricchezza. Y esplendor. E splendore. La palabra honra viene, usted recuerde que la Biblia fue escrita en dos idiomas. Voi ricordate che la Bibbia è stata scritta in due lingue. En griego, para nosotros los gentiles. In greco, per noi
i pagani. Y en hebreo para los judíos. E in ebreo per i giudei. Así que la palabra honra en hebreo significa kabod. Per questo la parola onore in ebraico significa kabu. Y en griego timao. E in greco invece si dice timao. Entonces honrar es que respetar. Quindi onorare vuol dire rispettare, reverenciar, dare riverenza, exaltar, esaltare, distinguir, distinguere, ayudar, aiutare, sentirse orgoglioso de algo, sentirsi orgogliosi di qualcosa. Pero honra significa algo que pesa para mí. Ma onore significa qualcosa che è un peso per me. ¿Qué es honra? Che cos'è onore? Algo que es valioso o pesado para mí. Qualcosa che ha valore, che ha un peso per me. Quiero decirle que la honra es la moneda del reino de los cielos. Voglio dirvi che l'onore è la moneta del regno dei cieli. La honra es una señal de respeto a Dios. L'onore è un segno di rispetto verso Dio. La honra es una señal de madurez de un hijo de Dios. L'onore è un segnale che dimostra la maturità di un figlio di Dio. La honra abrirá puertas que han estado cerradas. L'onore ti aprirà porte che sono state chiuse. La honra desatará sobre tu vida fertilidad. L'onore slegherà fertilità sulla tua vita. Entonces, cuando yo honro algo, per questo quando io onoro qualcosa, es porque ese algo es muy valioso para mí. È perché quel qualcosa ha tanto valore per me. Yo quiero felicitarlos a ustedes. Io voglio complimentarvi con voi. Porque el hecho de venir a congregarse. Perché il fatto di venire qui a radunarsi. Es una clara señal. È un chiaro segno. De honra. Di onore. ¿A quién? A chi? A Dios. A Dio. Usted podría haberse quedado en su casa hoy. Lei poteva rimanere a casa. Usted podría decir. Tengo muchas excusas para no venir. Voi potevate dire ho molti motivi per cui non andare. Scusi. Me queda muy lejos. È troppo lontano. Hace mucho calor. Fa troppo caldo. Toda la semana madrugo. È tutta la settimana che mi alzo presto. Tengo cosas que hacer. Ho da fare. Pero al estar aquí. Ma trovandosi qui. Usted está honrando a Dios. Ma trovandovi qui voi state onorando Dio. Y escúcheme, lo que yo honro. E ascoltatemi, ciò che io a onoro. A su vez tiene la capacidad de honrarme a mí. Ha la sua volta la capacità di dare onore a me. Cuando no honramos a alguien. Quando non onoriamo qualcuno. Quando non le tenemos importancia. Quando non diamo un valore a questo qualcuno. Quando lo menospreciamos por orgullo. Quando proviamo disprezzo a causa dell'orgoglio. Quando lo tomamos a la ligera. Quando lo prendiamo alla leggera. Quando non è valioso, non onro a algo o a alguien. Quando non lo ritengo di valore, non do onore a qualcosa o a qualcuno. De hecho, quiero contarle que la familiaridad produce deshonra. Infatti, voglio dirvi che la familiarità produce disonore. Por ejemplo. Ad esempio. Tu marido se convierte al Señor. Tuo marito diventa figlio di Dio. Pero no lo logras ver como un hombre de Dios. Ma non riesci a vederlo come un uomo di Dio. Porque es tu esposo. Perché è tuo marito. Entonces, si él te dice algo de parte de Dios, allora se lui ti dice qualcosa da parte y no di hay Dio honra, e non c'è onore, entonces hay menosprecio. Allora c'è disprezzo. Hay personas que menosprecian a su pareja. Ci sono persone che disprezzano al proprio compagno o compagna. Hay hijos que menosprecian a sus padres. Ci sono figli che disprezzano i propri genitori. Hay ovejas en las congregaciones que menosprecian a sus pastores. Ci sono pecore nelle congregazioni che disprezzano i propri pastori. Y yo quiero decirte que lo que tú honras, e io voglio dirti che ciò che tu onori te honrará a ti, onorerà te, y lo que tú menosprecias, e ciò che tu disprezzi también te menospreciará a ti, a sua volta disprezzerà te. Ok, vamos a la palabra, a Éxodo capítulo 20, por favor. Leggiamo la parola di Dio in Esodo capítulo 20. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20. Dice la parola di Dio in Esodo 20. Vamos a leer varios versículos del 20. Alcuni versetti dal 20. Dice el versículo 3. Vamos a leer Éxodo 20:3. Leggeremo Esodo capítulo 20 verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Non avere altri dei oltre a me. Primera cosa que Dios dice, no tengan qué dioses con D pequeña. La prima cosa che Dio dice è non avere altri dei con la D minuscola. Voy a explicarte acerca de este tipo de dioses. Io ti spiegherò su questi dei. Estos dioses no necesariamente son imágenes de barro, de yeso.
De madera. Queste idee non per forza devono essere sculture di ferro, di metallo, di legno, di qualsiasi materiale. Un Dios es todo aquello que yo pongo por encima de Dios. Un Dio è qualunque cosa io metto sopra Dio. Las prioridades son Dios. Le priorità sono Dio. Mi familia. La mia famiglia. E después de eso la iglesia. E dopo questo la chiesa. En cuarto lugar las amistades o los amigos. In quarto posto le amicizie, gli amici. En quinto lugar el estudio o el trabajo. In quinto posto lo studio, il lavoro. Pero a veces el trabajo está por encima de la familia. Ma a volte il lavoro va messo sopra la famiglia. Y el trabajo está por encima de Dios. E il lavoro a volte è stato messo sopra Dio. A veces como pastores hay una contradicción con las ovejas. A volte i pastori abbiamo una contraddizione con le pecore. En Colombia hemos visto ese fenómeno. A Colombia lo abbiamo visto. Hay gente que ha llegado en Colombia en una situación económica difícil. C'è gente che è arrivata a Colombia in una situazione economica difficile. Y están en todos los cultos. E sono presenti in tutti i culti. Mejor dicho, llega el pastor y el hermano ya está en la puerta esperando. O meglio, arriva il pastore e il fratello è già fuori sulla porta. Llega a aspettarlo. Arriva per pulire la chiesa. Pastor, organizo sillas. Chiede pastore, metto a posto le sedie. Decimos en Colombia está hasta en la matada de una cucaracha. In Colombia c'è un detto, è lì fino all'uccidere uno scarafaggio. Pero en la medida en que ese hermano va prosperando. Ma mentre questo fratello inizia ad avere un progresso. Y su nivel económico mejora. E il suo livello economico migliora. Sucede algo muy triste. Inizia a succedere qualcosa di molto triste. Ya el hermano no va. Il fratello non viene più. El hermano ya no tiene tiempo. Il fratello dice di non avere più tempo. El hermano no le queda espacio ya para congregarse. Il fratello dice di non avere più uno spazio per dedicarlo a congregarsi. Y uno le pregunta, hermano, ¿por qué no has vuelto? E uno chiede al fratello, ma perché non sei tornato? Pastor, usted sabe los negocios, tengo que atender tantas cosas. Pastore, lei sa gli affari, le cose da fare, ho tanto da fare. Hay algo que a mí me impactó el año pasado en Estados Unidos con mi esposa. C'è qualcosa che a me ha colpito l'anno scorso che siamo stati negli Stati Uniti con mia moglie. Hay un negocio allá que se llama Chick-fil-A. C'è un negozio che si chiama Chick-fil-A. De venta de pollo. Che vende polli. Y es una cadena reconocida en Estados Unidos que tiene muchos locales de venta de pollo. Ed è una catena riconosciuta che vende tanti polli per l'appunto. Entonces con mi esposa quisimos ir a comer a Chick-fil-A. E allora noi abbiamo voluto assaggiare questo pollo e siamo andati con mia moglie. Y un domingo después del culto salimos a buscar un restaurante. E una domenica dopo il culto siamo andati ad uno di questi ristoranti. Y estaba cerrado. Ed era chiuso. Y nos pareció muy curioso porque el día donde más se vende comida es el día domingo. E ci ha stupito questa cosa perché la domenica è il giorno in cui si può vendere di più. Así que le preguntamos a un tío, ¿por qué está cerrado un almacén de comida, una tienda de comida tan importante un día domingo? Allora abbiamo chiesto a un nostro zio, come mai un posto che vende alimentari la domenica è chiuso? Y nos contó una historia asombrosa. E ci ha raccontato qualcosa di stupefacente. El dueño de Chick-fil-A ya falleció. Il proprietario di Chick-fil-A ormai è morto. A los 96 años. All'età di 96 anni. Era bautista. Era battista. Y un día iba a colocar un negocio de comidas. E un giorno stava per stabilire appunto uno di questi negozi. Así que este hombre le hizo un trato a Dios. Allora questo uomo ha fatto un patto con Dio. Le dijo, Señor, si tú me bendices y me prosperas. Signore, se tu mi benedici e mi prosperi. Nunca Chick-fil-A abrirá el día domingo. Mai Chick-fil-A aprirà le porte la domenica. Nunca un empleado trabajará el día domingo. Mai ci sarà un impiegato a lavorare la domenica. Porque el domingo es el día para buscar al Señor. Perché la domenica è il giorno dedicato al Signore. Y bueno, es fácil cuando se tiene un solo local. Certo, questo è facile quando si ha un solo locale da gestire. Pero en Estados Unidos hay más de 1600 locales cerrados el día domingo. Ma negli Stati Uniti ci sono più di 1600 locali di questi chiusi la domenica. ¿Usted se imagina cuánto es la pérdida económicamente hablando de tener 1600 locales cerrados? Voi potete immaginare quanta sia la perdita che si ha avendo la domenica chiusi questi locali? Pero aquí ocurre algo sorprendente. Ma qui succede qualcosa di ancora più meraviglioso. Lo que tú honras. Ciò che tu onori. Che hace.
te honra. Che cosa succede? Ti onora a sua volta. Escúchame, lo que tú honras, ciò che tu onori, ¿qué hace? Te honra. Ti onora. Así que entre semana quisimos ir a comer en Chick-fil-A. Così durante la settimana abbiamo voluto assaggiare. Y cuando llegábamos al sitio donde te atienden en el carro, e quando siamo arrivati nella parte in cui gestiscono appunto il servizio con le macchine, la fila de carros por delante era increíble. C'era una coda immensa di macchine davanti a noi. Así que lo que esa gente no vende el domingo, quindi ciò che queste persone non vendono la domenica, por tener cerrado el local, per mantenere le porte chiuse dei locali, por honrar a Dios, per onorare Dio, entre semana tienen ventas asombrosas, escúcheme. Hanno delle vendite stupefacenti durante la settimana. Entonces, si usted tiene un negocio, quindi se lei ha un negozio, y en ese negocio primero es Dios, e se in quel negozio primo, al primo posto c'è Dio, Dios te honrará, escúchame. Dio ti onorerà. Dios te dará lo que no tienes el día domingo, te lo dará en tres semanas, escúchame. Quello che non venderai durante la domenica, quello che non produrrai durante la domenica, Dio te lo darà durante la settimana. Nosotros tuvimos un negocio con mi esposa en Colombia 15 años. Noi con mia moglie abbiamo avuto un negozio per 15 anni. Y nos congregábamos. E noi ci radunavamo. Y sabe algo, siempre antes de ir a la iglesia llegaban los clientes. Sempre prima che noi dovessimo andare in chiesa, in quel momento arrivavano i clienti. Y de una forma que la gente no entendía. E in un modo che la gente non riusciva a spiegarsi. Le tenía que decir lo siento, pero en 20 minutos cerramos. Noi dovevamo dire loro, mi dispiace, ma tra 20 minuti noi chiudiamo. Pero ¿por qué si apenas van a ser las 6 de la tarde? Ma perché stanno appena per essere le 6? Todos los negocios están abiertos hasta las 8. Tutti i negozi, tutti i locali sono aperti fino alle 8 di sera. Es que yo tengo un compromiso más importante que vender. È che io ho un impegno ancora più importante di questo. Escúchame, lo que tú honras, senti, ciò che tu onori te honra. Ti onora. Lo que tú deshonras, ciò che tu disonori te deshonra. Ti disonora. El creyente que le dedica más tiempo al negocio, el creyente que le dedica más tiempo a otras cosas que a Dios, no avanza. Il credente che dedica più tempo al proprio locale, al proprio negozio, ai propri affari, non sarà benedetto. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Esodo capítulo 20, versetto 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Non farti scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo, qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Versículo 5. Versetto 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Non ti prostrare davanti a loro e non li servire. ¿Sabe qué es honra? Sapete che cos'è? Honra es peso. Onore. Es importancia. Onore è honra importanza. Es honor. Onore. Honra es reverencia. Onore è avere rispetto, reverenza. ¿Y sabe qué está diciendo la palabra? E sapete cosa sta dicendo la parola di Dio? No te harás ninguna imagen. Non creerai scultura alcuna. No te inclinarás a ellas. Non ti prostrerai davanti a loro. No las honrarás. Non le onorerai. Ustedes viven en un país. Voi vivete in un paese che podría decir yo, che io potrei dire, que es el eje de la adoración a las imágenes en el mundo. Che diciamo è il centro dell'adorazione delle immagini nel mondo. Este país no sé cuántas capillas o iglesias católicas pueda tener. Io non ho idea di quante cappelle, di quante chiese cattoliche possa avere l'Italia. ¿Cuántas imágenes a santos pueden haber en este lugar? Quante immagini, quante sculture ci siano in questo paese. Ahora nosotros no nos arrodillamos ni las honramos a esas imágenes. Noi non ci postriamo e non le adoriamo a queste immagini. Pero sí venimos a la casa del Señor a adorar a un Dios invisible. Però veniamo alla casa del Signore ad adorare un Dio invisibile. Y permítame decirle algo acerca de la fe. E mi permetta di dirgli qualcosa sulla fede. ¿Usted sabía que tu fe condena al mundo? Voi sapevate che la vostra fede condanna il mondo? Cuando vino el diluvio. Quando è arrivato il diluvio. Nadie creía. Nessuno ci credeva. Noé creyó. Noé però ha creduto. Y la Biblia dice que la fe de Noé condenó al mundo antiguo. E la Bibbia dice che la fede di Noè ha condannato il mondo di quei tempi. Yo quiero decirte que tú tienes mucha fe. Io devo dirti, tu hai molta fede. Tú eres un hombre de fe. Tu sei un uomo di fede. Tú eres una mujer de fe. Tu sei una donna di fede. Te voy a dar la razón. Ti darò la ragione. Tú y yo nunca hemos visto a Dios.
per cui io ti dico questo: io e te non abbiamo mai visto Dio. Tú y yo nunca hemos visto un ángel. Io e te non abbiamo visto mai un angelo. Tú y yo nunca hemos estado en el tercer cielo. Tu né io siamo mai stati nel terzo cielo. Pero cada vez que venimos acá, ma ogni volta che veniamo qui, estamos creyendo. Crediamo que nuestra alabanza, que la nostra lode, nuestra adoración, la nostra adorazione, nuestra oración, la nostra preghiera, está siendo escuchada, è ascoltata por un Dios, da un Dio que es real, que es reale, aunque no lo veamos, anche se non lo vediamo, y nuestra fe, e la nostra fede, condena el mundo, condanna il mondo. Okay. Okay. Ahí en Éxodo 20, mire lo que dice el versículo 12. In Esodo capitolo 20 andiamo al verso 12. Honra, ¿qué es honra? Peso, exaltación. Onora, ¿qué cos'è onore? Admiración. Peso, esaltazione, ammirazione, venerazione. Distinguir. Distinguere. Sentirse orgulloso. Sentirsi orgoglioso per qualcosa. Esplendor. Splendore. Mire lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre. Onora a tuo padre e tua madre. Y dice en este quinto mandamiento. En questo quinto comandamento para dice, que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore il tuo Dio ti Muy da. Bien, pase a Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Andiamo rápidamente. A Deuteronomio capítulo 5, versetto 16. Me habla de este mismo pasaje. Mi parla dello stesso passaggio che abbiamo appena letto. Le voy a explicar qué son los mandamientos. Vi spiegherò che cosa sono i comandamenti. Los mandamientos son límites. I comandamenti sono limiti. Los límites son buenos. I limiti sono buoni. Cuando usted va por una carretera. Quando lei va su una strada. Usted sabe que si en esa carretera colocaron un límite de velocidad. Lei sa che su quella strada è stato messo un limite di velocità. Es porque aquellos que la diseñaron saben que no puedes excederla. E perché quelli che l'hanno costruita sanno che non puoi andare oltre quella velocità. Yo tuve la oportunidad de conducir la semana pasada desde aquí desde Milano hasta Venecia. Io ho avuto l'opportunità di guidare qui da Milano fino a Venezia settimana scorsa. Y era la primera vez que manejaba en Italia. Ed era la prima volta che guidavo in Italia. ¿Y sabe una cosa? E sapete cosa? Mientras vayas viendo las señales. Mentre guardi i segnali esposti. No hay problema. Non ci sono problemi. Porque hay unas señales de advertencia. Perché ci sono i segnali apposta. Pero si pasas esas señales. Ma se tu non dai retta a questi segnali. Corres peligro. C'è un pericolo. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué cosa son i comandamenti? Son límites. Sono limiti. ¿Para qué? Per cosa? Para protegerte. Per proteggerti. Para guardarte. Per avere cura di te. Para que te vaya bien. Affinché tu prosperi. ¿Y sabe qué dice aquí la Biblia en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16? E sapete cosa dice la Bibbia in Deuteronomio capítulo 5, verso 16? Honra. Onora a tu padre y a tu madre. Tuo padre e tua madre. Como Jehová tu Dios te ha mandado. Come il Signore il tuo Dio ti ha ordinato. Mire la consecuencia o los beneficios para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Guardate il beneficio affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. No me importa si los de esta nación no honran a sus padres. A me non interessa se questi se quelli di questa nazione non onorano. Si tú eres hijo de Dios. Se tu sei figlio di Dio. Debes honrar a tus padres porque es un mandamiento que trae promesa. Devi onorare i tuoi genitori perché è un comandamento che ha una promessa. ¿Qué es honra? Respeto. Che cos'è onore? Rispetto. Admiración. Ammirazione. Exaltación. Esaltazione. Honra también se manifiesta en ayuda. Onorare si manifesta anche nell'aiutare. Yo le doy una recomendación a los padres aquí. Io do un consiglio ai genitori che sono qui. El día que tú permites que un hijo se levante y te ofenda y no lo corriges. Il giorno che tu permetti che tuo figlio si alzi e ti offenda e tu non lo correggi. Le estás haciendo un mal. Le stai facendo del male. Porque no le irá bien. Perché non andrà bene niente nella sua vita. Y no vivirá muchos años sobre la tierra. E non vivrà per tanti anni sulla terra. El hijo que se levanta a maldecir a sus padres. Il figlio che si alza a maledire i suoi genitori. El hijo que maltrata a sus padres. Il figlio che tratta male i propri genitori. No le irá bien. Non avrá prosperità. No vivirá largos años sobre la tierra. E non avrá tanti anni sulla terra. Porque la honra provoca qué? Perché l'onore provoca. Honra.
onore. Y la deshonra provoca deshonra. El disonore produce disonore. Así que cuando mi hijo de pronto le contesta mal a la mamá, quando mio figlio per qualche motivo risponde male alla mamma, como cualquier niño, come qualunque bimbo, le digo Gianmarco, cuidado. Io dico Gianmarco, fai attenzione. Porque él tiene que aprender a qué? A honrarnos a nosotros. Perché lui deve imparare ad onorarci. Le voy a decir algo muy interesante. Io vi racconterò qualcosa di molto curioso. Honrar a un buen papá o una buena mamá es fácil. Onorare un buon papà, una buona mamma è facile. Es fácil. È facile. Pero entre más te haya maltratado tu papá, ma mentre più ti abbia o tu abbia subito maltrattamenti dai tuoi genitori, entre más rechazo hayas recibido de tu mamá, quanto più rifiuto tu abbia magari subito da tua mamma, entre más humillación hayas tenido de parte de tus padres, quanta più umiliazione magari tu abbia subito dai tuoi genitori, y tú los honres, e tu li onori nonostante ciò, mayor honra vas a recibir tú, maggiore onore tu riceverai. Escúchame, eso es para tu bien. Questo è per il tuo bene. Cuando honras, recibes honra. Quando tu onori, tu riceverai onore. Y así tu papá o tu mamá no lo agradezca, e anche se tuo padre o tua madre non ti ringrazino per questo, nosotros hacemos las cosas no para el hombre, sino que las hacemos para el Señor. Noi non facciamo le cose per l'uomo, ma le facciamo per Dio. La honra che provoca? L'onore che cosa produce? Honra. Altro onore. Recomendación a los hijos. Consiglio ai figli. Cierra tu boca a la hora de hablar de tus padres. Chiudi la tua bocca nel momento di parlare dei tuoi genitori. Para poder juzgar a mis padres, per poter giudicare i miei genitori, yo tendría que ser superior a ellos. Io dovrei essere superiore a loro. Jamás lo seré. Non lo sarò mai. Entonces, a veces hay una ruptura entre los padres. A volte c'è una rottura tra i genitori. Y la madre coge a su hijo y comienza a hablarle mal de su papá. E la mamma inizia a parlare male al figlio di suo padre. Y ese muchacho sin darse cuenta está deshonrando a su papá. E quel ragazzo senza rendersi conto sta disonorando suo padre. Mire, yo entendí este principio. Io ho capito questo principio. Yo no soy juez de mis padres. Io non sono giudice dei miei genitori. Yo no soy autoridad de mis padres. Io non sono autorità dei miei genitori. Yo tengo que honrar a mis padres. Io devo onorare i miei genitori. Así que aunque ellos hagan cosas incorrectas, quindi anche se loro dovessero fare cose sbagliate, yo no soy quien para juzgarlos. Io non sono nessuno per giudicarli. Yo oro por mis padres. Io prego per i miei genitori. Tengo el honor y la bendición de discipular a mi papá en Cristo. Io ho l'onore e la benedizione di discepolare mio padre in Cristo. Mi madre es creyente también. Anche mia mamma è credente. Pero yo sé cuando mi papá es mi discípulo. Io so però distinguere quando mio padre è mio discepolo. Y sé cuando él es mi papá. E so quando è mio padre. ¿Y qué merecen nuestros padres? E cosa meritano i nostri genitori? Honra. Onore. ¿Qué ha perdido esta generación? Che cosa ha perso questa generazione? La honra. L'onore. El respeto. Il rispetto. La admiración. L'ammirazione. El valor. Il valore. Los padres ya no pesan para muchos. I genitori per tanti non hanno più così tanta importanza. Pregunté por un edificio acá en Italia. Ho chiesto per un edificio qui in Italia. Un edificio grande como de una manzana. Io ho chiesto di un edificio che era bello grosso, un tipo capannone. Me dijeron, "Ese es el lugar donde cuando los papás ya están ancianos." Mi hanno detto, "Questo è il posto dove mettono quando i genitori dove li mettono quando i genitori sono anziani." Los van y los meten. Li portano lì. Y se quedan allí. E rimangono lì. Aquel que te cambió el pañal. Chi ti ha cambiato i pannolini? Aquel que te dio el tetero. Chi ti ha dato il biberon? Aquel que estuvo pendiente de ti cuando eras un bebé frágil. Chi ha avuto cura di te quando eri un piccolo bebé? Hoy en día la gente lo que hace es deshacerse de ellos. Oggi che cosa fanno le persone? Los ancianos se volvieron un problema. Si lavano le mani, gli anziani sono diventati un problema. Los tiran en un ancianato. Li mettono lì da parte in questi y no los vuelven a ver. Posti e non li rivedono più. Y creemos que con pagar los gastos del ancianato. E noi pensiamo che pagando questi posti dove vanno. Estamos haciendo mucho. Stiamo già facendo troppo. Escúchame, hermano. Mi ascolti, fratello. Para prosperar en Dios. Per prosperare in Dio. Para que te vaya bien. Perché tu
possa avere successo, para que vivan largos años sobre la tierra, perché tu possa vivere per lunghi anni, debes honrar a tus padres, devi onorare i tuoi genitori. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14. Seconda di Samuele capitolo 6 verso 14. Veamos la honra hacia las cosas de Dios. Vediamo per quanto riguarda l'onore verso le cose di Dio. David ha traído el arca del pacto a Jerusalén. Usted conoce esa historia mejor que yo. Davide ha portato l'arca del patto verso Gerusalemme. Voi conoscete meglio di me questa storia. Davide sta contento per regresare l'arca al lugar che le pertenece. Davide era contento di rimettere a posto l'arca. Así que David viene danzando, viene contento. Quindi Davide ci va danzando, contento, allegro. Pero se encuentra con su esposa que lo menosprecia, escúchame. Però si trova con sua moglie che lo disprezza. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14. Seconda di Samuele capitolo 6 verso 14. Dice la palabra: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Davide era cinto di un efod di lino e danzava a tutta forza davanti al Signore. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono sull'arca del Signore con gioia e a suon di tromba. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y subraya esto, y le menospreció en su corazón. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra e, vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al Signore, sottolinei questo, lo disprezzò in cuor suo. Sabe che hizo Mical? Sapete cosa ha fatto Mical? Se burlò de lo que David hacía. Si è fatta una risata di quello che Davide faceva. La persona como Mical no entiende por qué tú vienes a la iglesia. Le persone come Mical non capiscono perché tu vieni in chiesa. La persona como Mical no entiende por qué tú diezmas. Le persone come Mical non capiscono il perché tu dai le tue decime. La persona como Mical menosprecia a aquel que sabe lo que vale la presencia de Dios. Le persone come Mical disprezzano le persone che in realtà sanno quanto vale la presenza di Dio. Así que Mical lo mira y lo menosprecia. Quindi, lo que yo deshonro me menosprecia. Mical lo guarda e lo disprezza. Ciò che io disonoro mi disprezza. Versículo 20. Versetto 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Bell'onore si è fatto oggi il re di Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve e dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla. ¿Qué estaba haciendo ella? Se estaba burlando de su esposo. ¿Qué cosa estaba haciendo lei? Lo estaba prendiendo en giro. ¿Qué ridículo te ves danzando? Eri davvero ridículo a danzare. ¿Qué ridículo es verte cantando a Dios? Eri davvero ridículo vedendoti cantare Dio. Pero David era un hombre que entendía que debía honrar a Dios. Escúcheme. Ma Davide era un uomo che sapeva che doveva onorare Dio. En medio de esta nación. In mezzo a questa nazione. En medio del lugar donde Dios te puso. In mezzo al posto dove Dio ti ha messo. Nunca te avergüences de honrar a Jehová tu Dios. Non provare mai vergogna di onorare il Signore tuo Dio. Porque lo que tienes. Perché ciò che tu hai. Y lo que tendrás. E ciò che tu avrai. Se lo debes al Señor. Glielo devi tutto al Signore. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre tu pueblo, sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Davide rispose a Mical: l'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore ho fatto festa. ¿Cómo es la gente del mundo? Com'è la gente che non capisce di questo? ¿No les da pena amanecerse tomando?
Non ha alcuna vergogna nel rimanere svegli tutta la notte a bere. Non le dà pena esibir su immoralità. Non ha alcuna vergogna nell'esibire la propria immoralità. Non le dà pena besarsi in la calle con passione sin ningún tipo de reparo. Non ha alcuna vergogna di baciarsi in mezzo a tutti con grande passione e senza alcun riparo. Non le dà pena exhibir sus tatuajes alusivos a lo que ellos creen. Non ha alcuna vergogna nell'esibire i propri tatuaggi in modo proprio crudo, no, di quello che loro pensano. En cambio nosotros, mentre noi nos metemos, ci mettiamo en las cuatro paredes de la iglesia, dentro a quattro muri della chiesa. Porque aquí nos sentimos cristianos. Perché qui ci sentiamo cristiani. Pero cuando salimos afuera, ma quando andiamo fuori, no somos lo suficientemente fuertes. Non siamo così forti. Como para honrar a Dios. Come per onorare Dio. Incluso sabiendo que seremos por los demás ridiculizados. Anche perché sappiamo che molto probabilmente saremo ridicolizzati dagli altri. ¿Sabe una cosa? Sapete? A David no le importó ser rey. A Davide non è interessato essere David re. Comenzó a danzar de tal manera. Davide ha iniziato a danzare in tal modo. Que él se olvidó de quién lo estaba viendo. Che ha dimenticato chi fosse attorno a lui. Él sabía que tenía que honrar a Dios. Lui solo sapeva di dover onorare Dio. Porque lo que tú honras. Perché ciò che tu onori. Te honra. Ti onora. Y lo que tú deshonras. E ciò che tu disonori. Te deshonra. Ti disonorerà. ¿Sabe qué produce la deshonra? Esterilidad. Sapete cosa produce il disonore? Sterilità. Versículo 22. Versetto 22. Le dice David a Mical esto. Questo dice Davide a Mical. Y aún me haré más vil que esta vez. Anzi, mi abbasserò anche di più. Él está diciendo, Mical, ¿sabes qué? Por adorar a Dios me voy a hacer cada vez más bajo. Sapete cosa stava dicendo Davide a Mical? Non importa, per adorare Dio io mi abbasserò ancora di più. Y seré más bajo a tus ojos, Mical. E mi renderò ancora più umile ai tuoi occhi, Mical. Pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Ma da quelle serve di cui parli, proprio da loro sarò onorato. Y mire lo que dice el 23. E guardate cosa dice il 23. Y Mical, hija de Saúl. E Mical, figlia di Saul. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Lo que tú deshonras, ciò che tu disonori, te deshonras. Ti disonorerà. Cuando yo deshonro la Biblia, quando io disonoro la Bibbia, no la entiendo. Non la capisco. Hay gente que coge la Biblia y no la entiende. C'è gente che prende la Bibbia in mano e non riesce a capirla. Porque no la honras. Perché non la onori. Cuando tú llegas tarde a la iglesia, quando tu arrivi in ritardo in chiesa, en realidad tú no estás deshonrando a los muchachos que están tocando acá. Tu non, in realtà non stai disonorando chi è davanti qui a suonare. Porque ellos no están tocando para ellos. Perché loro non stanno suonando per loro stessi. Estás deshonrando tu tiempo de adorar a Dios. Tu stai disonorando il tuo tempo per adorare Dio. Es lo que tú le das al Señor. È ciò che tu dai al Signore. Así que la honra provoca honra y la deshonra provoca deshonra. Quindi l'onore produce altrettanto onore e il disonore produce altrettanto disonore. Génesis capítulo 29. Genesi capitolo 29. ¿Vamos bien hasta ahí? Ci siamo? Sí. O volvemos a empezar. O reiniziamo da capo. Génesis 29. Genesi capitolo 29. Le agradecería a alguien si me regala un poquito de agua, por favor. Sí, está bien. Ok. Gracias. Génesis capítulo 29, versículo 31. Génesis capítulo 29, verso 31. Ok, ahora sí vamos a meternos en temas serios. Ahora sí, ci adentreremo en temas más serios. Hay gente que dice, es que es muy pequeño y yo... Io merisco algo más. È che è troppo piccolo, dicono alcuni. Io merito qualcosa di più. Es que yo prefiero comenzar en un sitio mejor. È che io sinceramente preferisco iniziare da un posto migliore. Yo tuve en la iglesia un muchacho. Io ho avuto in chiesa un ragazzo. Al quale amamos. Al quale amiamo. E tenía un restaurante en Cali. Aveva un ristorante lì a Cali. Cuando llegó a la iglesia tenía cinco socios en el restaurante. Quando è arrivato in chiesa aveva cinque soci insieme a lui. Y obviamente la ganancia para seis personas no alcanzaba. E ovviamente il guadagno per sei persone non dava risultato. Comenzamos a orar y yo le dije a él, ¿sabes qué? No sirve un negocio con cinco socios más.
E abbiamo iniziato a pregare e gli ho detto: non serve un locale con altri 5 soci. Vamos a orar para que tú le vayas comprando la parte a cada socio y seas el único propietario. Inizieremo a pregare affinché tu possa prendere, comprare la quota degli altri soci e averla tutta te. Y ese hombre Dios lo fue bendiciendo al punto que logró ser el único dueño con el pasar del tiempo. E Dio ha iniziato a benedire quest'uomo grandemente, che arrivò a prendere tutto quanto. Tenía como unos 26 años. Aveva solo 26 anni. En la iglesia se casó. In chiesa si è sposato. En la iglesia su mujer quedó embarazada. In chiesa sua moglie è rimasta incinta. En la iglesia Dios lo bendijo. In chiesa Dio lo ha benedetto. Y un día me dijo: "Pastor, me voy de la iglesia." E un giorno mi ha detto: "Pastore, me ne vado dalla chiesa." ¿Y por qué te vas de la iglesia? E perché te ne vai? "Pastor, porque es que mi sueño." Pastore, è che il mio sogno. Yo nací. Io sono nato. Dios me habló. Dio mi ha parlato. Que es que yo le voy a predicar a un estadio repleto de gente. E che io devo predicare a uno stadio pieno di gente. Así que me voy de la iglesia. Quindi me ne vado dalla chiesa. Porque en la iglesia le predico a unos pocos. Perché in chiesa predico solo a pochi. Y yo le dije esto. E io gli ho detto: nunca llegarás a predicar en un estadio. Non arriverai mai a predicare ad si uno stadio. Si no valoras el predicarle a uno o a dos, escúchame. Se non dai valore di predicare a uno o a due. Porque lo que tú deshonras. Perché ciò che tu disonori. Te deshonra. Ti disonora. Y lo que tú honras. E ciò che tu onori. Te honra. Ti onorerà. Hay gente que tiene un negocio pequeño. Ci sono persone che hanno dei piccoli locali. Son unos cuantos metros cuadrados. Qualche metro quadro. Y todo el tiempo lo está deshonrando. E durante tutto il tempo lo disonora. Este negocio no se vende. Questo negozio non dà risultati, esto non dà profitti. Pequeño. Questo è troppo piccolo. Esto tan incómodo. Questo è scomodo. Escúchame, yo no estoy diciendo que no aspires a algo mejor. Attento, io non dico non aspirare cose maggiori. Claro, certo, hay que aspirar siempre a crecer. Bisogna sempre avere aspirazioni maggiori. Pero para llegar a lo grande hay que pasar por lo pequeño. Ma per arrivare a ciò che è grande devi passare dal piccolo. Así que en la Biblia me muestra un hombre llamado Jacob. Così che la Bibbia mi dimostra di un uomo chiamato Giacobbe. Jacob tenía dos mujeres. Giacobbe aveva due donne. Una que él amaba que se llamaba Raquel. Una che lui amava che si chiamava Rachele. Y una que él menospreciaba que se llamaba Lea. E un'altra che invece lui disprezzava di nome Lea. ¿A quién amaba Jacob? A chi amava Giacobbe? A Raquel. A Rachele. ¿A quién menospreciaba? A chi disprezzava? A Lea. A Lea. Pero mire qué lo tremendo. Ma guardate. Aún lo que tú menosprecias. Anche quello che tu disprezzi. Puede contener la bendición que tú necesitas. Può avere invece o contenere la benedizione di cui tu hai bisogno. ¿Sabe cuál de estas dos mujeres le comenzó a dar hijos a él? Sai chi di queste due donne ha iniziato a dare dei figli a lui? La que él menospreciaba. Quella che lui ha disprezzato. Tú no sabes si ese trabajo que lo ves como una carga, ese trabajo que te cuesta ir todos los días. Tu non sai se quel lavoro che lo vedi come un peso, che lo vedi duro. Un día Dios usará a esa Lea para bendecir tu vida. Tu non sai se Dio userà quella Lea, quel lavoro per benedire la tua vita. Tu no sabes si eso pequeño que tienes hoy, que a veces parece que no va a dar fruto. Tu non sai se ciò che hai di piccolo in mano, che a volte sembra che non darà frutti. De allí saldrá la provisión que te llevará a otro nivel. Escúchame. Invece da lì uscirà la benedizione che ti porterà ad altri livelli. Génesis capítulo 29 versículo 31. Génesis capítulo 29 verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. ¿Quién vio? Dios. Il Signore vedendo che Lea era odiata. Chi lo vide? Il Signore. Y le dio hijos. La rese feconda. Pero Raquel era qué? Estéril. Ma Raquel era sterile. Hermano, no menosprecies tu Lea, escúchame. Fratello, non disprezzare la tua Lea. No menosprecies tu desierto. Non disprezzare il tuo deserto. No menosprecies tu proceso de dolor, escúchame. Non disprezzare tutto il tuo processo di dolore. Porque esa Lea es la que contiene la bendición de Dios. Perché questa Lea è quella che contiene la benedizione y di Dio. Y dice que Dios vio que a Lea la menospreciaba. Dice la parola di Dio, il Signore vedendo che Lea era odiata. Sabe, la mujer en la antigüedad. Sapete, la donna nell'antichità era menospreciata. Era disprezzata. A la mujer no se le daba estudio. Alla donna non gli si permetteva di studiare. Porque se consideraba que la mujer no era inteligente. Perché si consideraba que le donne non fossero intelligenti. En los pueblos orientales a la mujer se le atribuía una inteligencia animal, no humana. Nei popoli orientali si diceva che le donne avesse un'intelligenza animale e non umana. La mujer no recibía herencia.
La donna non riceveva eredità. Si había un incendio, se sacaban a los niños y se sacaban a los hombres, pero no se sacaban a las mujeres. Se c'era un incendio, si salvavano prima i bambini, poi gli uomini, ma le donne no. Así que la mujer nacía para tener hijos. La donna nasceva per avere figli. Y culturalmente lo único que la mujer tenía que hacer era dar a luz hijos. E culturalmente l'unica cosa che la donna doveva fare era concepire dei figli, avere dei figli. Así que Raquel era la amada. Quindi Raquel era quella amata. Pero no tenía hijos. Ma non aveva figli. La otra era la humillada. Mentre Lea era quella umiliata. Y la otra era la fuerte. Mentre l'altra era la forte. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción ahora, por tanto me amará. Mire la motivación. Ella pensaba que ese hijo haría que su marido la amaría. Lea concepì, partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: il Signore ha visto la mia afflizione. Ora, guardate la sua motivazione, mio marito mi amerà. Pensava che in questo modo il marito l'avrebbe amata. Ora sì, ya no voy, me van a humillar más. Ora sì, non sarò più disprezzata. Escúchame, estás en un lugar donde te humillan. Senti un po', sei in un posto in cui ti umiliano. Estás en un lugar donde te maltratan. Sei in un posto in cui subisci maltrattamenti. Donde no te pagan lo que deberían pagarte. Dove non hai uno stipendio adatto. Dios está viendo tu aflicción, escúchame. Dio sta vedendo la tua afflizione. Y un día Dios te honrará a ti dándote fertilidad. E un giorno Dio ti onorerà dándoti la fertilità. Y concibió, dice el 33, otra vez, mientras una no podía tener, esta ya iba en el segundo hijo. E il 33 dice: poi concepì di nuovo, mentre l'altra non riusciva a concepire, lei già era al secondo. Y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó que hacía ella orar y entendió que Jehová oyó que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. E partorì un figlio e disse: il Signore ha udito che io ero odiata. Lei cosa faceva? Pregava e ha capito di essere ascoltata e mi ha dato anche questo figlio, lo chiamò Simeone. Menospreciada. Disprezzata era Lea. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concepì di nuovo e partorì un figlio e disse: questa volta mio marito sarà ben unito a me perché gli ho partorito tre figli, per questo fu chiamato Levi. Ella decía: le estoy dando hijos, ahora sí me amará. Lei diceva: sì, le sto dando dei figli, ora sì che mi amerà. Y Jacob la seguía menospreciando. E Giacobbe continuava a disprezzarla. Y Jacob seguía amando a Raquel. E Giacobbe continuava ad amare solo Rachele. Y entre más menosprecia a Lea, más estéril se vuelve Raquel. Quanto più disprezzava Lea, più Rachele diventava sterile. Yo estoy completamente seguro de esto. Io sono totalmente sicuro di questo. Ustedes van a crecer en este lugar. Voi crescerete in questo posto. Porque cuando yo llegué ayer aquí. Perché quando io sono arrivato qui ieri. Yo vi este lugar. Io ho visto questo posto. Yo dije: aquí hay honra. Io ho detto: qua c'è onore. Honra a Dios. Onore a Dio. Y usted va a amar este lugar. E voi amerete questo posto. Y este lugar será el peldaño o el escalón para ir a un lugar más amplio. E questo sarà lo scalino per arrivare a un posto più grande. Pero aquellos que menosprecian lo pequeño, ma quelli che disprezzano il piccolo, no vivirán en lo grande, escúcheme. Non vivranno ciò che di grande arriverà. Así que ella tenía tres hijos y aquí menciona uno, Leví. ¿De dónde vinieron los levitas? ¿De la tribu de qué? De Leví. ¿Y de dónde nacieron los levitas? De una mujer que era qué? Menospreciada. Lì, qui domina tre figli di cui uno Levi. Da dove arrivano i leviti? Da Levi. Da dove? Da una donna che era disprezzata. Versículo 34. Versetto 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Leví. 35. Y concibió otra vez y le dio un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. E concepì di nuovo, partorì un figlio e disse: questa volta celebrerò il Signore, perciò lo chiamò Giuda, poi cessò d'aver figli. Le dio un hijo llamado che? Judà. Ha
ha dato a luce un figlio di nome Giuda. ¿De dónde viene el Señor Jesús? ¿Da dove viene? ¿De qué Gesù? Tribu? ¿Da quale tribu? ¿De la tribu de qué? ¿De la tribu di? De la tribu de Judá. ¿De la tribu di Giuda? Nació de una mujer menospreciada. È nato da una donna disprezzata. De una mujer que no era amada por su marido. Da una donna che non era amata da suo marito. Así que la otra tuvo celos y mire lo que dice. Quindi, versículo 1 del 30. L'altra ha provato gelosia, iniziò a provare gelosia Rachele, versetto 1 del capitolo 30. Viendo Raquel que no le daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Raquel, vedendo que non partoriva figli a Giacobbe, invidiò sua sorella e disse a Giacobbe, dammi dei figli altrimenti muoio. Y Jacob le da la razón. Versículo 2. Gli diede ragione, il versetto 2. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Sono forse io al posto di Dio che ti ha negato di essere feconda? ¿Quién cerró el vientre de una? Chi ha chiuso il ventre di una? Dios. Dio. ¿Quién abrió el vientre de otra? Chi ha aperto il ventre dell'altra? Dios. Dio. Lo que tú honras, ciò che tu onori, te honra. Ti onorerà. Lo que tú menosprecias, ciò che tu disprezzi, te menosprecia. Ti disprezzerà. Vamos a leer dos versículos más para que alcancemos a orar. Leggeremo altri due versetti per Proverbios pregare. Capítulo 3 versículo 9. Proverbi capitolo 3 verso 9. Dice la palabra del Señor. Honra a Jehová con tus bienes, uno, con las primicias de todos tus frutos, dos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Onora il Signore con i tuoi beni e con le tue primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Quando usted diezma es que honra. Quando lei Quando tu dai la decima, tu stai onorando. ¿Usted sabía esto? En esta casa hay unos pastores con un corazón muy especial. Voi sapevate questo? Qui in questa casa ci sono dei pastori con un cuore molto speciale. ¿Usted sabía que hay gente que menosprecia a sus pastores? Voi sapevate che c'è gente che disprezza i propri pastori? Los mira con desdén. Li guarda con sdegno. Los mira y dicen, no, no me gusta. Li guarda e dice, ma non mi piacciono. No comparto. Non condivido delle cose con loro. No me parece. Non mi sembra. Escúcheme, en el lugar donde tú estés, espiritualmente hablando. Ascolta un po', il luogo dove tu stai. Hay una autoridad espiritual. Ha sempre un'autorità spirituale. Son tus pastores. Sono i tuoi pastori. Por favor. Per favore. Cierra tu boca. Chiudi la tua bocca. Cuando el enemigo te quiera llevar a deshonrarlos. Quando il nemico ti voglia portare a disonorarli. ¿Sabes por qué? Sai perché? Porque Dios es un Dios de honra, escúchame. Perché Dio è un Dio d'onore. Y si usted se siente bendecido con sus pastores. E se lei si sente, se voi vi sentite benedetti con i vostri pastori. Che sería lo más normal. Che sarebbe la cosa più ovvia. Cuídelos. Abbia cura di loro. Esté pendiente de ellos. Abbiate cura di loro. Atiéndalos. Serviteli. Sabe, el pastor a veces vive un mundo silencioso de dolor. Sapete, a volte i pastori vivono in un mondo silenzioso di dolore. El hermano de la alabanza nos contaba ahora cómo ha pedido oración en la iglesia y se le ha dado oración. Il fratello che era prima nella lode, prima raccontato durante la testimonianza, che ha chiesto preghiera e ci sono state le preghiere. Honra a sus pastores orando por ellos. Onorate i vostri pastori pregando per loro. Honra a sus pastores bendiciéndolos. Onorate i vostri pastori benedicendoli. Porque el hombre de Dios de esta casa y su esposa necesitan un pueblo que entiendan el principio de la honra. Perché l'uomo di Dio di questa casa e sua moglie hanno bisogno di gente che capisca il principio dell'onore. Hay un fenómeno que nos ha pasado en Cali. C'è una cosa che ci è successa a Cali. Cuando nosotros, mi esposa, mi niño y yo comenzamos a ir a otras partes. Quando mia moglie, mio figlio ed io abbiamo iniziato ad andare in altri posti. Lo que ocurre en la cabeza comienza a honrar el resto del cuerpo. Ciò che succede al capo inizia a onorare tutto il resto del corpo. Así que mucha gente en la iglesia comenzó a viajar. E tanta gente in chiesa ha iniziato a viaggiare. Comenzaron a viajar, a conocer Europa, conocer América, ir a otras partes del mundo. Hanno iniziato a conoscere altri paesi in Europa, in America, altre parti del mondo. Porque la honra provoca qué?
honra. Porque el honor produce cosa altro onore. Nosotros no podríamos estar acá un mes fuera de la iglesia. Noi non potremmo rimanere un mese fuori dalla chiesa. Si no tuviéramos un equipo. Se non avessimo una squadra. De trabajo. Di lavoro. Que honra a Dios. Che onora Dio. Y que también respeta a sus pastores. E che ha rispetto per i suoi pastori. Así que ¿por qué a veces el creyente no avanza? Perché a volte il credente non va avanti? Perché non onora i suoi padri? Perché non onora i suoi genitori? Perché non onora Dio? Perché non onora Dio? Non onora sua pareja? Non onora il suo coniuge? È come Mical, disonora lo di Dio? È come Mical, disonora ciò che è di Dio? Non onora Dio con i suoi beni? Non onora Dio con i propri beni? Non onora le sue autorità? Non onora le proprie autorità? Le voy a decir algo de la autoridad. Vi dirò qualcosa sull'autorità. En mi país es muy común hablar del alcalde y del presidente. Nel mio paese è molto comune parlare del sindaco o del presidente. Sabía que aunque ellos estén haciendo algo malo, yo no debo hablar de ellos. Sapevate che anche se loro stanno sbagliando, io non dovrei parlare male di loro. Porque las autoridades fueron puestas por Dios. Perché le autorità sono state imposte da Dio. La única manera para yo juzgar un presidente. L'unico modo per io poter giudicare un presidente. Es que yo también fuera presidente. È che io sia a mia volta presidente. Estaríamos a la par. Saremo alla pari. Pero yo nunca he sido presidente de una nación. Ma io non sono mai stato presidente. Pero di una en mi nazione. País todo el mundo habla mal del presidente. Ma nel mio paese tutti quanti parlano del presidente. Eso es como en el fútbol. Yo no sé nada de fútbol. È come nel calcio. Io non so niente di calcio. Todo el mundo dice ese técnico. Tutti dicono ah ma quel tecnico lì. Y ninguno hemos sido técnico de un equipo de fútbol. Ma nessuno abbiamo avuto questo ruolo. Porque criticar es fácil. Perché criticare è facile. Así que cierra tu boca. Quindi meglio stai zitto. No deshonres tus autoridades. Non disonorare le tue autorità. No deshonres tus padres. Non disonorare i tuoi genitori. No menosprecie lo pequeño que Dios te ha dado. Non disprezzare ciò di piccolo che Dio ti ha provveduto. No te burles de las cosas de Dios. Non prendere in giro le cose di Dio. ¿Y sabes qué va a ocurrir? E sai cosa succederà? Dios te va a honrar. Dio ti onorerà. Finalmente. Per concludere. La palabra del Señor. La parola del Signore. Nos cuenta que Elí tenía unos hijos. Ci dice che Elí aveva dei figli. Y esos hijos, Dios había dicho que le iban a servir. E Dio aveva detto che questi figli le avrebbero servito. Y sabe, estos hijos comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. E questi figli purtroppo hanno iniziato a fare del male davanti agli occhi di Dio. Y Dios le dijo a los hijos de Elí. E Dio ha detto ai figli di Elí. Yo honro. Io onoro a, los que me honran, a quelli che mi onorano, pero los que me menosprecian, ma a quelli che mi disprezzano serán tenidos en poco. Saranno davvero umiliati. Usted está hoy aquí porque usted honra a Dios. Lei oggi è qui perché lei onora Dio. Así que prepárese para que le venga qué? Honra. Escúcheme. Quindi si prepari per ricevere l'onore. Arriverà altrettanto onore. Dios te honrará. Dio ti onorerà. Dios te bendecirá. Dio ti benedirà. Dios te pondrá en alto. Dio ti metterà in alto. Porque la honra. Perché l'onore. Es la moneda. È la moneta. De más alto valor. Di più alto valore. En el reino de los cielos. Nel regno dei cieli. Colócate en pie, por favor. Mettiti pure in piedi, per favore. Cierra tus ojos un momento allí. Chiudi i tuoi occhi lì per un momento. Amado Padre, te doy gracias en esta hora del mediodía ya. Padre amato, io ti ringrazio ora a mezzogiorno. Señor, tu palabra es como un espejo que me muestra cómo estoy. Signore, la tua parola è come uno specchio che mi mostra come sono. De pronto he estado menospreciando a mi Lea. Forse ho disprezzato la mia Lea. De pronto he estado menospreciando mis pastores. Forse ho disprezzato i miei pastori. He estado menospreciando a mis padres. Forse ho disprezzato i miei genitori. He estado menospreciando las cosas tuyas, Señor. Ho disprezzato le tue cose, Signore. Ayúdame a ser un hombre. Aiutami ad essere un uomo. Ayuda a que las hermanas sean mujeres. Aiutami a che le donne de honra. Noi donne possiamo essere donne di onore. A David no le importó el qué dirán. A Davide non è interessato il dire degli altri. Ayúdame a mí a que no me importe las críticas de Mical. Aiutami a non dare peso alle critiche di Mical. A honrarte en la iglesia y fuera de la iglesia. Ad onorarti in chiesa e fuori.
que los jóvenes de esta congregación cuando lleguen a la universidad, che i ragazzi di questa congregazione quando vadano all'università, en la universidad se sepa, nell'università si sappia, a quién honran ellos, chi loro danno onore, que la gente descubra en los miembros de esta casa, che la gente possa scoprire nei membri di questa casa una identità di onore, un'identità di onore, che non sintamos pena, che non abbiamo vergogna, declarar que nosotros buscamos a un Dios que no se ve, che noi cerchiamo un Dio, a un Dio che non si vede, a un Dios invisible, a un Dio invisibile, pero que un Dios que es real, ma un Dio che è reale. Así que Señor, hoy te honramos aquí en esta iglesia. Signore, oggi ti onoriamo in questa chiesa. El único que recibe la gloria en esta iglesia eres tú. L'unico che riceve la gloria in questa chiesa. El único que recibe los aplausos en esta casa eres tú. L'unico che riceve gli applausi di questa casa sei tu. El único indispensable en esta congregación eres tú, Señor. L'unico indispensabile in questa congregazione sei tu, papà. Así que recibe gloria. Quindi ricevi gloria. Así que recibe honra. Ricevi onore. Así que recibe adoración. Ricevi adorazione. Ahí donde tú estás comienza a adorar al Señor. Lì dove sei inizia a pregare al Signore. Honralo. Onoralo. Que Dios sea pesado para ti. Che Dio sia importante per te. Que Dios sea el principio y el final de cada día. Che Dio sia l'inizio e la fine di ogni giorno. Que Dios sea el eje central de tu ser. Che Dio sia il centro, il fulcro centrale. Señor Dios Todopoderoso, Signore Dio Omnipotente, hoy declaramos un rompimiento en los aires de Milano. Oggi, Signore, dichiariamo che nell'aria c'è una, Signore, uno spezzamento di legami. Y declaramos, Señor, e dichiariamo, Signore, que esta casa, che questa casa, se cubre de honra, si copre di onore, Signore. Señor, y que a esta casa, e che in questa casa, traerás personas, tu porterai persone, con un corazón. Con un cuore que sabe honrarte a ti, Señor. Que sa onorare te, Signore. Que conoce lo que es el peso de gloria. Que conosce cos'è il peso di gloria. Hago un llamado en el mundo espiritual. Faccio un chiamato nel mondo spirituale. Y ordeno en el nombre de Jesús. E ordino nel nome di Gesù. Que toda fuerza de maldad. Che ogni forza di malvagità, toda fuerza de oscuridad, ogni forza di oscurità, de las tinieblas, delle tenebre, que ha tratado de bloquear el avanzar de esta congregación, che ha cercato di bloccare l'avanzamento di quest'opera, en el nombre de Jesús, nel nome di Gesù, le ordeno, ordino, que se vaya de este lugar, che vada via da questo posto, quebrantamos, spezziamo, toda oposición, ogni opposizione, toda muralla se cae, ogni muralla viene abbattuta, todo muro se derriba, ogni muro viene abbattuto, Señor, y hay una apertura para esta iglesia, e c'è un'apertura per questa congregazione, trae las personas del norte, porta le persone dal nord, del sur, del sud, del oriente, dell'occidente, porque el nombre de Jesús, perché il nome di Gesù es exaltado en esta hora, esaltato in recibe la gloria. Ricevi la gloria. Recibe la honra. Ricevi l'onore. Recibe la alabanza. Ricevi la lode. Damos gloria. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a te, Signore. Somos una casa de adoradores de gloria. Somos una casa de honra. Siamo una casa di adoratori di onore. Y honramos lo que tú honras. E onoriamo ciò che tu onori. Y la honra vendrá sobre nuestras vidas. L'onore verrà su di noi. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Gracias, Señor. Gracias. Grazie. Sigue dando gloria allí. Vamos a adorar al Señor. Continúa a adorar.